E allora siamo allo sport, visto che siamo ormai alla fine settimana che si annuncia ricco, parliamo di calcio. E per parlare di calcio c'è Massimo Profeta. Buongiorno Massimo. Ciao Marina, un saluto a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Partiamo dalla Pescara, perché intanto la squadra è attesa dalla trasferta di Lucca. Ricordiamo la nostra diretta in chiaro domenica alle 19:30 con ampio pre-gara a partire dalle 18:30. C'è una novità, l'allenamento è stato posticipato nel pomeriggio. I biancazzurri partiranno domani mattina alle 9, quindi è stata anche anticipata la conferenza stampa pre-gara alle 18:30 di questo pomeriggio. Alle 15, quindi tra pochissimo, la squadra del gran completo con lo staff tecnico e dirigenziale parteciperà alle esequie di Vincenzo Marinelli. Ancora un saluto carissimo, insomma un omaggio a questo uomo che ha fatto la storia del Pescara. È stata un'autentica icona dello sport, del calcio in particolare. Per oltre 30 anni anche dirigente della Nazionale Under 21, è stato dirigente del Pescara dalla metà degli anni 60 sino al 1987, era attualmente presidente onorario da alcuni anni. Insomma, ci mancherà tantissimo, una perdita notevole quella di Vincenzo Marinelli. Ci mancherà la sua passione per i colori biancazzurri smisurata, la sua grande generosità. Per quanto riguarda invece il campo, oggi sapremo da Baldini chi sarà a disposizione. Ieri non si sono allenati, o meglio, si sono allenati a parte Pierozzi e Vergani, che stanno smaltendo rispettivi acciacchi. Dovrebbero essere convocati, Marina, per questa trasferta in terra toscana. Bisognerà capire se partiranno dal primo minuto. In preallarme comunque per la difesa Staver, per l'attacco Tonin, Valzania è stato completamente recuperato e dal primo minuto rivedremo Merola, che ha fatto registrare dei progressi evidenti nell'ultima trasferta disputata e vinta dalla Pescara sul campo della Spal. La Lucchese ha diverse assenze, soprattutto Quirini, che è stato il miglior giocatore nell'ultima trasferta di Carpi, pareggiata 0-0 dalla squadra allenata dall'ex Giorgio Gorgone. Prenderà il suo posto Gemignani, Quirini è stato squalificato. Altre assenze importanti nelle fila della Lucchese. Lucchese che non vince in casa dallo scorso 10 marzo, quindi sono passati più o meno 8 mesi, 1-0 sull'Olbia. Per quanto riguarda il Pineto, affronterà domenica alle 17:30, ospiterà l'Ascoli, che è in grave crisi di risultati, 4 sconfitte consecutive, di cui 3 col nuovo allenatore Domenico Di Carlo. Non se la passa bene neanche, a dire il vero, il Pineto, che è stato affidato a 2 partite al neo allenatore Ivan Tisci. C'è stata la sconfitta interna nel posticipo col Campobasso lunedì scorso. Non ci sarà Amadio per squalifica, al suo posto nel 4-3-3 di partenza il regista sarà Luca Lombardi. Qualche problema per Fabrizi, potrebbe essere confermato al centro dell'attacco Gambale. Per concludere invece la Serie D, perché ci sarà domenica prossima un'altra diretta importante, quella tra Avezzano e L'Aquila, è stato riaperto per così dire lo stadio De Marsi, dichiarato inagibile per fortuna per questa partita, un derby molto sentito, circa 2500 gli spettatori presenti al De Marsi domenica. Diretta in chiaro su Rete 8 a partire dalle 14:30. Ricordiamo che tornerà nel fine settimana, Marina, l'ora solare, quindi saranno anticipate di mezz'ora le partite in Serie D. Avezzano L'Aquila comincerà alle 14:30, diretta in chiaro, ripetiamo, su Rete 8. Si potrà guardare questa partita anche in streaming. Tra l'altro, il girone F del campionato di Serie C è capeggiato la classifica, è capeggiata da 5 squadre, di cui 3 abruzzesi: L'Aquila, Chieti e Teramo. Quindi, insomma, l'Abruzzo davvero in evidenza nel campionato di Serie D. L'Aquila a fatica ha vinto la sua ultima partita nel turno infrasettimanale con il Notaresco in casa e giocherà appunto sul campo dell'Avezzano. L'Avezzano, che ha espugnato San Benedetto, è stato il risultato più sorprendente dell'ultimo turno di campionato, perché la San Benedettese guida la classifica insieme alle 3 abruzzesi e al Fossombrone. Il Chieti ospiterà il Termoli, che ha per così dire maramaldeggiato in casa con l'Ancona, ha travolto il team dorico vincendo per 4-0. Attenzione, è stato squalificato per 4 giornate Mercorelli, il portiere che non era al meglio della condizione, era andato in panchina nella trasferta di Fermo, è stato espulso dalla panchina ben 4 le giornate di squalifica. Il Teramo invece ospiterà il Sora. Il Teramo è in grande crescita, splendido momento di forma della squadra di Marco Pomante, 7 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 3 pareggi. Affronterà il Sora del neo tecnico Alessandro Schettino, che è subentrato a Campolo, perché il Sora nell'ultimo turno di campionato era in vantaggio, tu pensa Marina,
da 3-0 in casa con l'Isernia, ha perso 4-3 e quindi è stato destituito dall'incarico l'allenatore che era Campolo, adesso sarà Alessandro Schettino. E per concludere il Noteresco che giocherà invece sul campo del Folsombrone. Il 4-3 mi ricorda qualcosa, di qualcosa di storico, esatto. Diciamo, ma che perfino io conosco. Sì, voglio solo spezzare ancora una piccola lancia, perché voglio ricordarlo ancora. Domenica alle 14.30 su Rete 8, in diretta a Vezzano L'Aquila e in streaming. E alle 18.30 pregara, 19.30 partita, Lucchese Pescara, sempre su Rete 8, sempre in diretta, in chiaro, e quindi insomma apprezzate l'impegno, come dire. Per tutti i gusti, insomma, diciamo così. Tutti i gusti.